Ultimamente, se siete stati in giro, avete letto notizie, avete sentito sicuramente parlare di Randoms of Relay. Relie. Uffa, la madonna. È un rail. La cosa più difficile di questo gioco è sicuramente pronunciare bene il titolo. Relie. Remnants of Really Relay. Vabbè, lo sapete, noi andiamo in giro su Steam, no? Scaviamo un po' in quello che è il sottobosco e tiriamo fuori delle perle fatte di sottobosco, quindi probabilmente di cacca che si è andata poi a decomporre. C'è una cacca che puzza molto più delle altre, cioè quella a tinte horror. Quasi ogni gioco brutto, se è a tinte horror, guadagna 20 punti bruttezza. Eccoci. Ah, quindi siamo... abbiamo raccolto lo scafandro. No, non è che te lo monti così addosso. Però, mentre sei in acqua. Mentre sei in acqua. Lui prima l'ha montata e poi... Non è che uno cerca sempre il realismo. A volte serve un pretesto. Cioè. E che pretesto è? Tu cadi sott'acqua, devasto, entri da questa pozza abbastanza profonda e che ti trovi lì? Di tutte le cose che potresti trovare, non stai affogando, che ti trovi lì? La tuta da palombaro. Che fortuna, pensi tu. Ma poi rifletti. E beh, sono sott'acqua. Come la metto una tuta da palombaro? Perché quella si mette sopra l'acqua. Questo è un insetto, no? Una statua. Siamo arrivati. Oh, quel simbolo! È Half-Life! Poi che non c'entra niente perché è illuminato sott'acqua. Quel simbolo è Was the to move around. Non devi entrare nelle scalinate, però, eh? Un nemico con mille occhi. Se compare sto a giocare del ring, tu per me sei la merda. È morto, sì. L'ha lanciato via nell'infinito. Gli posso fare i ragdolloni. Dici, raccontati le tue emozioni sul banco. Ah, il combattimento è di una bruttezza mai vista prima. Però proprio sono coriacei. Beh, sì. Era dei tempi di Dark Shadows che non vedevo una cosa era così. Era piccolo. Ci sono delle cose che noi abbiamo visto raramente nei videogiochi. Noi ci ricordiamo sempre di Dark Shadows, un gioco in cui lanciavi delle pietre senza apparente motivo. Non mi ricordo il motivo per cui si lanciava. Non me lo ricordo nemmeno io, ma andava fuori gravità a un certo punto. Cioè le pietre diventavano piccole, sembrava che tu le avessi lanciate a centinaia di chilometri, poi però ti cadevano davanti al piede. Quindi in realtà rimpicciolivano, non si allontanavano. E in questo gioco abbiamo ucciso un granchio che cadendo a terra ha fatto esattamente la stessa cosa. Cioè... Ah, diver scooter. Ah. Vedi, adesso è molto onesto. Allora. Prendilo. Però ha rotto quello. I cannot believe. Non posso crederci. I have never seen. Non ho mai visto una statua del cazzo come questa prima. I don't think this. Non penso che sia stata fatta da uomini. Beh, fatta da umani, insomma, il cazzo. Ma perché no? È un orologio. L'orologio ha smesso di funzionare tanto tempo fa. Probabilmente manca un ingranaggio. Se lo trovo, l'orologio potrebbe funzionare di nuovo. Sono in fondo al mare, 4000 metri disperso coi granchi rossi, però devo far funzionare gli orologi. Questa è la mia, questo l'ho messo io. La storia è giusta. No, perché? No! No! Io leggerò tutte le scritte in inglese. Bravo. Così mi alleno anche nella scrittura. Nella lettura scrittura. Comunque oggi hai letto Renato benissimo. Cioè meglio del solito. Meglio del consueto. Si sente tutto questo rumore. Sono delle scritte. Obbligato. Questa pietra, questa placca di pietra sembra che contenga il modo di scappare di qui. Con parole antichissime incise nel mezzo. Quando la luce verde sui tre simboli lampeggia, si illumina.
e ascolta l'eco dagli abissi. Reappears above the sea. Ah, la città sommersa riappare. Atlantide, raga, Atlantide, proprio quella. Ecco. Menagli. Bravo. Una cosa importantissima dei videogames è il suono, l'impianto sonoro. A volte il videogioco può peccare anche di tanto, ma se c'è un bel comparto sonoro te lo godi di più. Ecco, non è questo assolutamente il caso. Qui le musiche sono basse, già l'ambiente è cupo e a volte è molto stretto perché devi andare alla ricerca dei pulsanti, delle cose. È un po' labirintico, quindi oltre un po' a quella nausea che hai per tutto quanto il contesto, c'è pure sto fatto della musica bassa. Musica bassa, suoni ovattati, perché sei sott'acqua, quindi tutti i suoni è chiaro che ti viene da dormire. È veramente difficile orientarsi perché si vede una porzione veramente ridicola. Stai in questi tubi di piombo degli anni 40. Guarda, sembra il mio cesso quando l'ho rifatto. Ecco, sei tu. Ma presto mi aspetta un'altra bella esperienza. Un'avventura rossa, bianca e gialla. Che palle di questi li puoi. No. Beh, però a cosa dici di no? Non capisco. No. Questo ti toglie un po' di più dell'altro. Devi menare secondo me il birillo sopra. È splattato. Comunque devo dire che per essere un tubo su cui girano degli ingranaggi è molto potente. Sì. Cioè, come arma... riesci nel batter di una signora di 93 anni che si caga sotto e muore di infarto. Scusami, Quindi? Credo che tu debba andare di giù. Qui ti puoi ricaricare un po' di energia, bravo. Oh, ci sono dei glifi e un orangotango. Due piccoli liocorni, un'aquila reale. Il gatto e il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i tuoi dei corni, non si può fare nulla. No, ci sta una pietra con un glifo, devi cliccarlo. Ecco. No. Ah, chi è? Vabbè, però... altro cattivo. Apparite a cazzo, apparite. E questo già lei vede un po' se si è aperto quel coso. Quello è sicuramente una cosa da backtracking. No, da aprire. Ma io non ho nulla per aprirlo. Guarda, c'è una freccia. Guarda su. Su. Ecco, segui la freccia. Ci devo accendere. Segui l'altra freccia. Questo secondo me si rompe. È dello stesso colore di cui sono fatti i sogni. Mannaggia Cristina D'Avena, mannaggia. Spara Peppino. Vedi se si rompe. Lo scalfisci però. Guarda che se tu vai di così si blocca prima o poi. Non so come andare avanti, capisci? Vedi se si è aperto mo il cazzaspruzzo? No, il cazzaspruzzo. Non credo. Ah no, sì, vai. Hai visto? Non c'è nessun collegamento. Pick it up, a rusty crossbow. Che ti fa spegnere la luce, però. C'hai un colpo. Mi piace più la roba con la lampadina a me. Sì, almeno per. Cioè, nel senso, per questi poveri ragazzi che ci seguono, no? Però qua io vorrei passare qua. No, sì, è l'unico colpo che avevi. Mannaggia la puttana. Avete presente quando guidate, siete in macchina con un amico, sono le 2 di notte, a un certo punto inizia a venire sonno, cominciano a chiudersi gli occhi? Ok, a quel punto dite al vostro amico: oh, senti, io adesso ho bisogno di dormire, guidi tu. Ed è successa la stessa identica cosa con questo gioco. Io stavo veramente calandomene. E quindi ho preso le redini Nicola. E non si è accorto subito che io gli avevo letteralmente sbolognato il gioco con una scusa vile. La scusa era: oh, perché non provi il sistema di controllo? Prova il sistema di controllo, senti com'è ruvido, senti... Qual è il tuo parere tecnico? Vuoi parlare un po' tu?
Ma provare l'esperienza, perché il sistema di controllo secondo me è di livello, E che a me piace vedere il codice dei giochi, no? Allora, settandomi da tanto, e questo è un manito come me, manca dei pezzi accesi qui. Mancano dei pezzi qui. Tipo? Vedi, qua c'è. Qua c'è. Dov'è là? Tu dici non fanno un cerchio perfetto tutto intorno. Vedi? Non guarda, sono chiaro, guarda. Non sono equidistanti, quindi c'è qualcosa che non va. Sì, manca qualcosa con Dormar. E questa? Ok, questo devi andare a mettere sull'orologio. Come ho fatto a non vedere mai questa roba? Pensi che sia la cosa dell'orologio? A me sembra una sega elettrica. Serve per tagliare. Ah, non è un ingranaggio, è una sega circolare. Solo che non so effettivamente come si... E l'hai montata sulla cosa? Ma non si muove. Come tagli qua? Vabbè, avvicinati a una cosa, taglierà. Ragazzi. Of course. Oh, abbiamo acceso i bambini morti. E mo ce l'abbiamo in culo perché non abbiamo più la balestra, però. No, non ti preoccupare. Abbi fiducia nel sistema. Anche lì c'è il simbolo della balestra. Che si deve accendere per sbloccare tutto il cazzaspruzzo. Ok, bravo. Questa è la stessa materia di prima. Di cui sono fatti i sogni. Ma devi stare molto attento. Questo cunicolo potrebbe portarti in bocca dei pesci. Non è un problema. Sempre meglio dei cunicoli che ti portano dei pesci in bocca, però. Anche detti glory hole. Ah, che è sto? Ah, no. Uno schifoso verme di terra che ha la stessa texture dei dintorni, quindi è irrilevabile a occhio nudo. Ah, c'è da leggere. The ruler of deep ones, mother. Il governatore dei profondi, madre idra. Quando le tre rune verdi stanno splendendo, che segreto lei tiene nel palmo della mano? Delle mani. Secondo me sta solo a capretta, poi. Allora, dobbiamo capire dov'è il palmo delle sue mani. E dobbiamo pure capire perché la ceretta alla panza non sia così diffusa tra le madri degli abissi. Che segreto stringe tra le mani? Una spada la cui Elsa è complessa. Oh, tre tasti? È la fisarmonica più strana. The box is locked. La scatola è loccata. C'è un culo qui. C'è un culo, ma c'è anche. Io gli avrei messo un oggetto. Uno scheletro enorme. Ah, le frecce, vedi? La marcia. È morto con le frecce. È stato trafritto. Quindi puoi prendere le frecce. Sì, così hai la balestra. Broken arrow, però. Aspetta. Vabbè, sti cazzi, ci serve per entrare. Tre cose abbiamo. Buono. Questa è una buona notizia. Una la dovrei usare per metterla. Ma lei sta a pecorone questo. Non si capisce che mostro satanico è, oh. Cosa stringe? Cioè, comunque questo gioco mi sta mettendo una papagna. Ma è bello. Ma una papagna, ragazzi. Senti, tagliamo la testa al collo. Hai 15. Quando ne ho presi 15? Quando ne hai presi 15? Questa qua. No, ragazzi, è orribile. Quanto è odioso, madonna. C'era un'altra cosa così. Ma io ho sparato a quella cosa, l'avete visto tutti, eh? Ma visto? Qua funziona, giù no. Perché? Come mai? Bello che sì, queste sono le cose che non capisco, i sviluppatori di merda. Che cosa abbiamo ritrovato? Ha trovato il prompt, dico. Vai.
c'ho l'ho. I tre tasti sopra vanno premuti? No. Ah, no, sì, vabbè. Ah, il coso dell'orologio di Cristo! Di Cristo! L'hai preso? Sì, bravo. Adesso vai all'orologio. È un po' difficile. Ragazzi, muoversi è orribile. È un mio limite proprio. Andiamo a fare una escursione subacqua. L'ho fatto fungere! Bravo, bravo. Adesso dobbiamo vedercela con... dei stronzi? No. Semplicemente si è rotta la statua, quindi è successo qualcosa. Vabbè, mi piacerebbe raccontarvi che abbiamo giocato un bel gioco, non abbiamo perso per niente tempo. Però, ragazzi, questo è consigliatissimo. Quanto costa? Zero, zero. Ah, è gratis, è gratis. Comunque sia, per quanto mi riguarda, ha un costo negativo. Costa meno un'ora della vostra vita. Quindi considerate questo costo quando vi ci approcciate. Se siete riusciti a fare qualcosa in più di noi, però, ditecelo. Fatecelo sapere, perché a noi piace sempre sapere quanto tempo abbiamo perso a vuoto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ragazzi. No, era di una pesantezza estrema. Cioè, poi delle cose non avevano senso. Perché, Dio dell'universo, devi prendere una balestra che poi sott'acqua fa pure tanta frizione? Perché il colpo rallenta, perché sta in un liquido, quindi rallenta, non fa tutta quella strada. A meno che non è 350 atmosfere, e allora ci può stare. Ma trovi questa balestra con la quale devi toccare dei pulsanti perché si apra delle cose. Cioè, raga, perdonateci, noi di solito arriviamo fino in fondo, soprattutto ai giochi molto brutti, ma questo tra l'audio che faceva addormentare, il gameplay che faceva addormentare, la grafica che faceva schifo e il concept, cioè, raga, ci siamo arresi, ma voi potete essere più coraggiosi. Scaricate Rams of Arise e provateci.